Sono ancora poche le imprese italiane che decidono di investire all'estero, ancora meno quelle molisane. Troppe aziende invece non hanno mai varcato i confini nazionali. Le camere di commercio cercano di colmare questa lacuna che rende le nostre imprese più deboli sui mercati rispetto alla crisi. A Campobasso è stato presentato il progetto chiamato World Pass, che prevede proprio l'attivazione di uno sportello dedicato all'export. Gli imprenditori potranno ottenere servizi di primo orientamento, informazioni sui paesi dove si è deciso di investire e supporto sui temi legati al commercio estero. Lo sportello è gestito dalla Camera di Commercio di Campobasso in collaborazione con Union Camere Molise. Le imprese entreranno anche a far parte di una rete specializzata di servizi, tutti orientati all'internazionalizzazione. Questo significa veramente facilitare anche gli aspetti burocratici per quanto riguarda le imprese e soprattutto vogliamo far capire che in un momento così di crisi, e che noi speriamo che la ripresa possa essere più breve, tra poco insomma, per dare possibilità a queste, alle nostre imprese di dare ossigeno e soprattutto a questo territorio di rilanciarlo, che andare all'estero significa forse molto probabilmente anticipare i tempi della ripresa, e quindi vogliamo fare che l'export, siccome noi dell'export la nostra, diciamo così, battaglia, perché riteniamo che le nostre imprese hanno delle produzioni eccezionali che possono benissimo competere con le migliori imprese italiane per quanto riguarda l'export. Le informazioni per le aziende sono sul sito del progetto WordPass o nei locali della Camera di Commercio di Campobasso dal responsabile dell'apposito sportello per l'internazionalizzazione.